Prossimo voglio leggerti una lettera da una dolce sorella che si chiama. No, non ti dico come si chiama. La sorella S. Facciamo solo l'iniziale. S. Sì. Cari fratelli, sono una mamma di 37 anni e da circa dal 2016 che sono alla ricerca della verità. E un grazie particolare mando a tutti voi perché Dio si è servito anche di voi, fratelli, per aprirmi gli occhi. Da gennaio 2018 ho ricevuto Gesù nel mio cuore, anche se in fondo c'è sempre stato, ma sappiamo che il mondo ce lo fa vedere in maniera diversa. Grazie alla vostra radio ho evangelizzato mio marito e quindi possiamo dire che è stata una conversione di coppia. Sono felice di essermi imbattuta nella vostra radio, siete veramente preziosi e vi ascolto tutti i giorni. Vorrei fare una domanda a fratello Giuseppe, ringraziandolo anticipatamente perché ha contribuito con l'aiuto del Signore ad aprire il mio cuore e a togliere il velo davanti ai miei occhi. Quando, come nel mio caso, avviene una conversione di coppia, così la chiamo io, e uno dei due, in questo caso mio marito, è più lento alla crescita spirituale, come devo comportarmi? Mi spiego meglio. Lui dice di servire il Signore, teoricamente perché prega, penso io, ma in realtà non mi rispetta abbastanza, non c'è dialogo ed è facile all'ira. Cosa posso fare? Vi prego, aiutatemi. Ho paura che non sia una vera pecorella. C'è qualcosa che posso fare? In attesa di una vostra risposta vi mando un abbraccio fortissimo. Vi voglio tanto bene. Ormai le vostre voci dolcissime sono per me familiari. Mi fate tanta compagnia. Vi benedica Dio di ogni benedizione, con tanto affetto. Grazie, sorella. Preghiamo per te, per la tua situazione in famiglia. Una cosa bella è che il Signore ha dato a fratello Giuseppe una profezia, un messaggio che si applica a tante coppie dove c'è questa disunità nella fede, non c'è armonia nell'amore di Gesù. E il Signore ha dato questa profezia a fratello Giuseppe e appena l'ho letta abbiamo pensato proprio alla tua situazione con il marito, che sembra pecorella, però non sei sicura è pecorella o non lo è. Sembra che ama Dio, ha accettato Gesù, però non lo segue nei fatti. Quindi è un punto di domanda, cosa fare in questo caso? E credo che questa profezia bellissima ti darà la risposta a te e tanti altri che si trovano in questa situazione. Amen. Amen, grazie Signore. Alleluia, grazie Gesù. In collegamento con questo tu hai messo anche un'illustrazione che si chiama un po' di amore, di amicizia e meglio di tante liti e incomprensioni. L'hai visto sulla pagina, no? L'hai Sì, messa. è una immagine di coppie, di amici, persone che si danno amore uni agli altri. E poi dice, un po' di amore e amicizia è meglio di tanti liti e incomprensioni. Luca 6, 38. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Alleluia, amen, grazie. Questa è la copertina del messaggio. Io con l'occasione vorrei parlare un po' a tutti, non solamente a questa sorella, ma anche a tanti altri fratelli che questo li può riguardare, perché viviamo in un mondo dove prima si divorzia, poi si pensa, prima si spara, poi si guarda, prima si prende la decisione, poi si medita. Viviamo in un mondo di microwave, instant coffee, tutto veloce, tutto deve essere adesso, adesso, adesso. Invece, Mosè ci ha messo 40 anni dopo che è scappato dall'Egitto. Dio ci ha messo 40 anni a plasmare, formare Mosè. 40 anni. Paolo 3 anni è andato a pregare in Arabia. Gesù ha aspettato 30 anni prima di cominciare il suo ministero di Cristo, perché 30 anni era la maggiore età in Israele, dovete aspettare che è diventato maggiorenne, 30 anni. Però oggi, sai, bambine incinta a 15 anni, 16 anni, 14 anni, perché vogliono tutto subito, e non è così che funziona.
si sposano presto e divorziano ancora prima, ancora più veloce. Allora, quindi io ho chiesto a Dio riguardo a questo e questo è il seguente, quello che Dio mi ha risposto. Prima mi ha dato la sua parola scritta e poi un messaggio diretto dal suo Spirito Santo. Inizio con la parola scritta, 1 Corinzi 6,1 fino all'11. 1 Corinzi 6,1. Quando qualcuno di voi ha una lite con un altro, ha il coraggio di chiamarlo in giudizio davanti agli giusti anziché davanti ai santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni a giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita, costituite come giudici persone che nella Chiesa non sono tenute in alcuna considerazione. Dico questo per farvi vergogna. È possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia, capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e per giunta a dei fratelli. Fino a 11? Sì, sì, vai avanti, fino all'11. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete. Né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltreggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Gloria a Dio. Inutile che ti dica, sorella, che tutte queste prescrizioni non è che sono tutte su di te, no? Sto dicendo, io ho tanti fratelli, tante sorelle, tante situazioni, e allora io di solito parlo sempre un po' a tutti, quindi non sono sicura che tu non stai facendo processi e che non sei adultera, non sei omosessuale, no, non si applica tutto a te, però sai, la parola prende un po' tutti, non lascia escluso nessuno, quindi ognuno deve prendere quello che Spirito Santo gli mostra si applica a lui, a lei, e là, il resto è logico, non si applica. Vabbè, quando Gesù parla ai farisei, va bene, non è che sta parlando a te o a me, sta parlando a quello che è farisei, ma non necessariamente a noi. Quindi lo Spirito Santo ci guiderà, va bene, fratelli? Amen. Ora, il seguente è un messaggio dallo Spirito Santo. Dice il Signore, dolce figlio e figlia, quando ti senti di abbandonare la moglie, il marito, il fratello, la sorella, di trascurarli, di trattarli duramente, perché da tutte le apparenze, dopo tutto, se lo meritano. Ascolta, guarda nel tuo cuore, troppo spesso è me che tu stai abbandonando. Sai, amato, di solito sono io che ti metto quella particolare persona vicino, la quale può star portando una croce anche più pesante della tua. La mia volontà e il mio piano è che tu, con i tuoi doni, li possa aiutare nel loro pellegrinaggio e a vincere i loro ostacoli. Se lo farai, quando loro vincono, avrai vinto anche tu e adempito una delle mie più grandi chiamate nella tua vita. Essere un mio pastore, una mia pastoressa di anime. E io ti benedirò perché hai dato loro la mia forza e amore, perdono, misericordia e pazienza. Hai mostrato loro la mia presenza, il mio esempio. E così anime si convertiranno a me, perché io sono un Dio paziente, io aspetto anche tutta una vita
Io non sono come l'uomo, non giudico prematuramente e nemmeno voi dovete farlo, come è scritto. 1 Corinzi 4, 3 a 5. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Io do a tutti lo spazio di tutta una vita prima di giudicarli per i loro mali. E la mia Chiesa è fondata anche sul pentimento. Dai quindi loro ampio spazio per pentirsi dai loro mali, anche tutta la loro vita. Dopotutto è questo che io faccio anche con te. Amen. Amen. Fine del messaggio. Amen. Grazie, Signore. Quindi la risposta per questa sorella è di provare la via dell'amore. Amare il marito, mostrare l'amore di Gesù, mostrare il vero cristianesimo, ed è questo che converte le anime. Allora, nella scrittura, per favore, Galati 5:22, quando non sappiamo cosa fare, come reagire, non rivolgiamoci alla mente carnale, che è vendetta per vendetta, male per male, parolaccia per parolaccia, risentimento per risentimento. Questa è la logica della carne che porta alla morte, ma il Signore parla in un modo diverso. Galati 5:22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Allora, contro di queste cose non c'è legge. Siamo al di sopra della legge, dalla legge di Dio, al di sopra della legge di Dio, di Mosè, del Vecchio Testamento. Siamo al di sopra della legge se camminiamo in questi doni che Cristo ci ha portato. Sì. E che abbiamo. E che abbiamo. Tutti abbiamo questi doni. Non sono listati, 1 Corinzi 12, una cosa soprannaturale, dono di miracoli che Dio dà. No. Questi, tutti li abbiamo. È una questione di scelta. Uno sceglie se essere omosessuale o no. Se essere egoista o no, se essere criminale o no, se trattare il coniuge bene o male, uno sceglie, se essere onesto o disonesto. L'onestà non è un dono, è una scelta. L'amore non è un dono, è una scelta. Non esiste il dono dell'amore. No, il più malvagio al mondo sceglie di amare suo figlio, sua figlia. Ama i suoi soldi, ama la sua casa, l'amore è una scelta. Figlio di Dio ama anche il nemico. L'amore è una scelta. Dio ci aiuti a scegliere. Amen. Giusto, scegliere bene, a scegliere. Amen. Gesù. Amen. Allora, quando uno non ti, diciamo lo sposo, quando lo sposo non ti rispetta abbastanza, non c'è dialogo, è facile all'ira, la sorella dice: cosa posso fare? Come devo comportarmi? Invece di ragionare con la mente e dare allo sposo quello che lui si merita, no, alt e comportarsi come è scritto in Galati 5:22. Reagire con i frutti dello Spirito: pazienza, amore, benevolenza, gentilezza. E con l'aiuto di Dio possiamo farcela. E poi in questa profezia il Signore stesso dice, l'hai letto prima, dicevi, che Lui non giudica ancora le persone in questa vita per dare ad ognuno quello che si merita, ma gli dà tutto il tempo della vita, tutto lo spazio di questa vita, gli dà l'opportunità di pentirsi per molti anni, e solo alla fine, dopo la morte, li giudica. Quindi il Signore stesso ha una grande pazienza con noi e non ci dà in questa vita quello che ci meritiamo. Quanta gente si pente in punto di morte? Mm-hmm. Poi lo Spirito Santo sa se è sincero oppure no. Dio aspetta che il serial killer ne uccide 20 prima di giudicarlo. Ai, ai, ai. E uno dirà: ma Dio è ingiusto verso i 20. No, i 20 andranno in cielo e ringrazieranno di essere stati tra i 20, e che grande benedizioni che li aspettano, 20 volte più di altri che non erano vittime. Sì. Ho ricevuto nel cuore un versetto per questa sorella, 1 Pietro 3:1, che dice: voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola
dalla condotta delle loro mogli. È molto bello, dall'esempio. Primo Pietro 3:1. Molto bello. Guadagnati dalla condotta sì, nostra. È lo stesso messaggio, però possiamo darlo anche ai mariti. E a noi, noi mariti che sì. Supposta rappresentiamo Cristo e abbiamo autorità, attenzione. L'autorità di Cristo è tutto nell'amore, comincia con l'amore e finisce nell'amore. Quando finisce l'amore, finisce l'autorità di Cristo. Non c'è più autorità di Cristo fuori dall'amore. Quindi mariti cristiani, attenzione. Cristo, l'autorità che Cristo ci dà sulle mogli non è al di fuori dell'amore. Ma mentre camminiamo senza amore, l'autorità è finita. È autorità dell'orangotango, del gorilla, perché c'è più muscoli. Ma l'autorità di Dio comincia con l'amore e finisce con l'amore. Finito l'amore è finito tutto. Alleluia. Quindi mariti, attenzione. Va bene. E in Cristo una moglie sottomessa, un marito che ha autorità, possono avere il paradiso nel cuore, nel matrimonio, in famiglia, nella casa. Una vita piccolo, che sia un piccolo paradiso. Va bene, e sbagliamo, sbaglieremo, siamo condannati a sbagliare, ma c'è una ruota di scorta, c'è una soluzione, è il pentimento, è il chiedere scusa. Quando? Il più presto possibile. Il più presto possibile. Non dare al diavolo un altro giorno, un'altra ora, un altro minuto, perché arriva il pensiero del diavolo e hai perso l'ispirazione. Prima che viene il diavolo, vai a confessare. Ma lui non è qui, alza il telefono e telefonagli. Ma non ha il telefono, gli scrivi. Ma è morto. Mettiti in ginocchio, confessa a Dio e la tua chiesa, i fratelli, a qualcuno deve confessarlo. Amen? Amen. Alleluia. Amen. Angela.